Ciao e benvenuti a questo nuovo tutorial. Allora, come ricorderete, nel primo tutorial abbiamo visto gli strumenti base per il modellismo. In questo tutorial, invece, passiamo a un livello un po' superiore. Quindi questo si può definire un tutorial intermedio. E adesso cominciamo a vedere un po' cosa ci serve per fare modellismo. Allora, nel primo tutorial abbiamo visto strumenti per tagliare. Ed è importante avere una superficie che ci eviti di rovinare il tavolo di lavoro, insomma. E vediamo questo tappetino che è fatto apposta per, insomma, per il taglio. Questo è un tappetino di una superficie molto resistente ed autorigenerante. L'ho trovato in vari formati, questo è un A4, lo trovate in A3, A2 e forse anche più piccolo. Lo trovate su eBay, insomma, su vari negozi. Poi, di questi forse avrei dovuto parlare nel primo tutorial, un po' li ho dati per scontato, ma ve li faccio vedere adesso. Pennelli, è molto importante avere pennelli di varie dimensioni. Questi sono in fibra sintetica. Ma esistono con setole di vario tipo, fondamentalmente con setole fatte con fibre di vari animali. Quindi se siete degli animalisti lasciate perdere. E, insomma, ci sono setole fatte con pelo di martora, tasso, maiale addirittura, insomma, c'è una bella varietà. Comunque, con quelli sintetici mi trovo abbastanza bene, però quelli fatti con fibra di animale dicono che danno una resa migliore. Poi passiamo alle pinze coccodrillo. Allora, queste sono molto importanti quando volete mettere i pezzi ad asciugare o semplicemente per reggerli. Queste pinze coccodrillo le trovate in negozi che vendono materiale elettrico e poi li collegate ad uno spiedo di bambù e poi li ficcate in una base di polistirolo così. Poi ovviamente poi sbizzarritevi voi e trovate i sistemi che volete. Poi passiamo invece allo stucco. Questo lo stucco, io utilizzo quello della Tamiya. Lo stucco ovviamente serve per coprire delle imperfezioni. E quello della Tamiya, o questo qui, questo stucco, diciamo, quello pastoso, serve per coprire delle imperfezioni molto piccole e richiede molto tempo per asciugare. Infatti io non lo utilizzo quasi mai e in realtà non lo sopporto. Infatti utilizzo quello, diciamo quello epossidico. Infatti esiste anche quello epossidico che è un bicomponente e si lavora con le mani ed è più consistente. In realtà io non utilizzo proprio quello epossidico, ma utilizzo un materiale da ricostruzione sempre bicomponente che è il Fix-It. Passiamo ai mascheranti. Probabilmente voi utilizzate un nastro per mascherature preso dalla ferramenta, anche quello va bene, però è un po', diciamo, rozzo. Potete utilizzare quello per altri scopi, però vi consiglio anche questo qui della Tamiya che garantisce una maggiore precisione perché è più sottile. Questo qui è spesso sui 2 centimetri e lo trovate sia sfuso così che in questo dispenser, che in realtà è praticamente inutile. Sempre nella categoria mascheranti, vi consiglio anche dei mascheranti liquidi. Io utilizzo questo qui della Vallejo o questo qui della Humbrol, il Mascol. Questo qui della Vallejo ha un contagocce. E, insomma, è facile da applicare, serve
fondamentalmente per applicare delle mascherature in punti, diciamo, irregolari. E poi si rimuove dopo un quarto d'ora, mezz'ora almeno, con uno stuzzicadenti. Stessa cosa vale per il mascol. La cosa un po' complicata dei mascheranti liquidi è che sono difficili da rimuovere una volta asciutti dal pennello. E per quanto ne so, il mascol ha un diluente specifico per rimuoverlo dal pennello. Passiamo poi a questo prodotto. Come ricorderete nel tutorial precedente, vi ho fatto vedere la colla per plastica. Questo qui invece, il Mr. Mark Softer, è un prodotto che si utilizza per ammorbidire le decalcomanie d'acqua. Cioè, una volta che voi applicate la decalcomania d'acqua su un pezzo, questo prodotto la ammorbidirà in modo che si adatti meglio sulle superfici irregolari. Esiste un altro prodotto, sempre di questa linea, invece, che si chiama Mr. Mark Setter, che serve invece a far aderire meglio la decalcomania al pezzo. Credo che sia tutto per questo tutorial. Seguirà un altro tutorial, penso, più avanzato. Grazie per l'attenzione, alla prossima!